Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Fermati i presunti assassini di Fortunata Fortugno, la donna di 48 anni uccisa il 16 marzo scorso a Reggio Calabria mentre era in auto con l'amante, Demetrio Lo Giudice, ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'Ndrangheta. Il presidente della giunta regionale è in prima linea nel tentativo di risolvere il problema dei senza casa. Dopo l'invito rivolto al prefetto di bloccare le operazioni di sgombero, prepara una legge regionale. Basta auto in corso Telesio a Cosenza, parte la ZTL, i commercianti nutrono dubbi sulla bontà della scelta e chiedono di incontrare il sindaco Chiuto. La zona di Monteporo nel Vibonese è habitat ideale per la coltivazione della marijuana. I carabinieri non hanno più alcun dubbio dopo le recenti operazioni che hanno fruttato il sequestro di ingenti quantitativi. La Procura di Cosenza ha emesso 5 avvisi di conclusione delle indagini a carico di medici dell'ospedale di Cosenza per la morte di Maria Barca, anestesista dell'Annunziata, avvenuta nel dicembre del 2016. Buonasera dalla redazione del TG Ten. Dunque la cronaca in apertura con i fermi eseguiti a Gallico dalla polizia di Reggio Calabria nei confronti dei presunti responsabili dell'agguato costato la vita il 16 marzo scorso a Fortunata Fortugno. La donna fu uccisa per errore. Vero obiettivo del killer era il suo compagno Demetrio Lo Giudice, considerato vicino al clan Tegano. Abbiamo tolto da Gallico un gruppo estremamente pericoloso con a disposizione armi che solo in parte sono state rintracciate e pronto ad uccidere ancora. Queste le parole del procuratore capo Giovanni Bombardieri. Sentiamo. Fortunata Fortugno fu uccisa per errore. Era il 16 marzo scorso. La donna era partita in auto con il suo amante, Demetrio Lo Giudice, considerato vicino al clan Tegano. Era lui il vero bersaglio del killer, ma quella sera qualcosa andò storto. Il sicario sbagliò mira, colpendo mortalmente Fortunata Fortugno. Il vero obiettivo invece della missione di morte rimase ferito ad una spalla. Oggi la squadra mobile di Reggio Calabria ha chiuso il cerchio, individuando mandanti ed esecutori dell'agguato consumato a Galli, nella periferia nord della città. I particolari dell'operazione denominata De Bello Gallico sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa alla presenza del procuratore Giovanni Bombardieri. La polizia in questi mesi ha esaminato centinaia di ore di filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno permesso agli investigatori di ricostruire le fasi dell'appuntamento delle vittime, del sopralluogo, dell'agguato e della fuga del killer, nonché della corsa verso l'ospedale del ferito a bordo della macchina con la donna colpita a morte. Gli inquirenti hanno individuato l'Audi A3 utilizzata dal sicario per raggiungere il luogo dell'agguato. Importanti anche le intercettazioni telefoniche che hanno consentito di ricostruire il movente dell'agguato che avrebbe dovuto affermare la supremazia territoriale di Kindamo nella zona di Gallico. A sparare, secondo l'accusa, è stato Paolo Kindemi, figlio di Pasquale Kindemi, ucciso poche settimane prima, sempre a Gallico. Dopo l'uccisione di Fortunata Fortugno, Paolo Kindemi confessa l'omicidio allo zio Mario. Entrambi fanno parte del gruppo mafioso legato all'Ndrangheta di Gallico. Ecco le conversazioni captate dagli inquirenti. Lo zio risponde irritato alla confessione. Vado a mangiarmi una pizza, voglio cose concrete, dice. Probabilmente un'allusione al fatto che l'obiettivo dell'omicidio non doveva essere la donna ma Lo Giudice. Oggi dunque è scattato il blitz per l'esecuzione di 4 fermi. Si tratta del presunto killer Paolo Kindemi di Gallico, dello zio Mario Kindemi, di Santo Pellegrino e di Ettore Corrado Bilardi. Nel corso dell'operazione i poliziotti hanno individuato anche la base logistica del gruppo e sequestrato numerose armi e munizioni, nonché 4 casacche con la dicitura DIA Direzione Investigativa Antimafia e un giubbotto antiproiettile. Il fermo degli indagati è stato deciso sia per la gravità indiziaria in ordine ai delitti contestati, sia per il concreto pericolo che potessero darsi alla fuga. Emergenza abitativa, il presidente della regione Mario Oliverio rassicura i senza casa che rischiano lo sfratto a Cosenza e annuncia una normativa che ha l'obiettivo di dare risposte a tante famiglie.
Lo sfratto tanto temuto non ci sarai senza casa che occupano ormai da mesi l'ex Hotel Centrale, così come quelli di via Savoia a Cosenza non dovranno temere di ritrovarsi senza un tetto, a fermare gli sgomberi annunciati nei giorni scorsi dalla prefettura in un incontro con il comitato Prendo Casa, è stato il presidente della regione Mario Oliverio, che ai nostri microfoni ha annunciato inoltre una normativa che ha l'obiettivo di dare risposta all'emergenza abitativa. Ho assunto un'iniziativa, ho chiesto al prefetto di sospendere ogni atto di sgombero perché abbiamo predisposto un disegno di legge che è al vaglio dell'ufficio legislativo della regione, che permetterà di utilizzare immobili in abbandono, in decadenza, attraverso la formazione di cooperative, a cui si darà appunto la possibilità di ammodernare e autocostruire. Quindi stiamo lavorando in questa direzione. Io credo che rispetto ad un problema così grave e a tanti cittadini che vivono una condizione di sofferenza non si può girare la testa dall'altra parte. Certamente non la giro io e non la gira il governo da me guidato. Parliamo adesso di autostrada. Oliverio ha scritto al presidente dell'ANAS Armani per chiedere la rimozione dei cantieri ancora aperti. Oggi è arrivata la risposta dell'ANAS, la leggiamo, per evitare impatti sul traffico durante l'esodo estivo, come già accaduto negli anni precedenti, tutti i cantieri mobili attivi in Calabria lungo la A2 autostrada del Mediterraneo saranno completamente rimossi entro il 13 luglio, in concomitanza con l'aumento dei flussi veicolari diretti verso le località di mare. Fa sapere ancora l'ANAS che tutte le attività di manutenzione programmate riprenderanno a partire da settembre. Da lunedì partirà l'esperimento della ZTL nel centro storico di Cosenza. C'è preoccupazione tra commercianti e residenti che chiedono un incontro con il sindaco. Centro storico di Cosenza, da lunedì si cambia, c'è l'ordinanza del sindaco, esecutiva dal 9 luglio, di fatto Corso Telesio sarà ZTL, zona a traffico limitato. C'è un regime che prevede che possano percorrere la strada i veicoli dei residenti, naturalmente anche dei soggetti che hanno attività lavorative o dipendenti di enti o di aziende che hanno sede nel centro storico. Il provvedimento per quanto durerà? Il provvedimento ha una vigenza di 90 giorni perché, come tutte le ordinanze ZTL, deve partire necessariamente come diciamo, fase transitoria sperimentale, ma naturalmente il trend e l'indirizzo è quella di rendere definitivo questo tipo di regime per quanto riguarda la percorribilità dei mezzi di questa strada. Il provvedimento riguarda anche alcune strade d'accesso alla parte vecchia della città. Via del Liceo, via Galeazzo di Tarsia, quindi anche quelle strade a un certo punto, garantita la possibilità del percorso alternativo per l'automobilista, a un certo punto diventeranno anche quelle a regime ZTL. Come si farà a raggiungere il centro storico per chi, insomma, non volesse percorrerlo a piedi? È stato previsto un apposito servizio navetta con una percorrenza molto intensa di circa 11-12 minuti a corsa. Una decisione, spiegano da Palazzo dei Bruzzi, che ha l'obiettivo di tutelare il patrimonio artistico e architettonico racchiuso nella Cosenza antica. Il motivo è chiaramente un motivo di sostenibilità ambientale connessa a un motivo di valorizzazione di un patrimonio storico-artistico e anche di flussi turistici. A pochi giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, nei capannelli su Corso Telesio non si parla d'altro, preoccupati commercianti e residenti. Diventerà veramente difficile poter continuare a svolgere l'attività quotidiana. Molto contrario. Se danneggiamo e continuiamo a danneggiare ancora di più le attività rimaste, è quello che poco resta. Chiudere al traffico senza pensare a dei contenuti, purtroppo credo che sarà una scelta sulla quale poi bisognerà ritornare, a meno che il nostro sindaco non abbia dei progetti particolari per questa zona. Nei cittadini e negli abitanti proprio del centro storico c'è disagio, c'è tanto disagio e quindi penso che la cosa migliore sia fare un incontro con il sindaco, con gli organi preposti e cercare un accordo in maniera tale da eliminare questi disagi.
A Catanzaro adesso, dove è stato illustrato il bando pubblico per interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici della Calabria, la dotazione finanziaria è di 1 milione di euro. 1 milione di euro di fondi PAC per sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici della Calabria. A Catanzaro, nella sede della cittadella regionale, il bando è stato illustrato dall'assessore alla cultura Maria Francesca Corigliano. Quest'anno potranno accedere ai finanziamenti anche le biblioteche riconosciute con apposite leggi regionali, ossia la Biblioteca Civica di Cosenza e la Biblioteca di Soriano Calabro. È un intervento importante che è rivolto ai comuni, quindi alle biblioteche comunali e ai sistemi bibliotecari, e per la prima volta in questo genere di bandi vengono inserite anche le due biblioteche finanziate con legge regionale, riconosciute con legge regionale, che sono la Biblioteca di Soriano e la Biblioteca Civica. Per la Civica è un traguardo storico, perché in effetti è la prima volta che può partecipare ad un bando regionale. A disposizione delle collettività dunque risorse importanti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Si mettono a disposizione delle collettività 1 milione di euro, che sono tanti, per interventi di implementazione del patrimonio, di miglioramento e arricchimento delle tecnologie ed anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche per la piena fruibilità. È un'azione che si colloca nella visione più ampia che la Regione sta portando avanti, che è quella della valorizzazione dei saperi e della lettura in particolare, e anche di accesso democratico a tutte le forme di acquisizione e consolidamento della cultura. Torniamo alla cronaca. La zona di Monteporo nel Vibonese è habitat ideale per la coltivazione della marijuana. I carabinieri non hanno più alcun dubbio dopo le recenti operazioni che hanno fruttato il sequestro di ingenti quantitativi. La Giamaica è qui, a pochi passi da noi, a Nicotera, da considerare ormai una delle capitali della produzione e coltivazione di marijuana. Un dato confermato dagli imponenti numeri che i carabinieri hanno esposto nel corso di una conferenza stampa, durante la quale hanno riassunto l'attività svolta negli ultimi 12 mesi. Oltre 30.000 piante di canapa indiana trovate distrutte, 90 kg di droga sequestrati già essiccate e pronte per essere messe sul mercato, un giro d'affari milionario scoperto su un vasto territorio che va da Nicotera Marina, sale verso Nicotera Centro e si estende fino all'altopiano del Monteporo. Qui l'Andrangheta ha deciso di investire su un business particolarmente redditizio, assumendo manodopera tra soggetti non necessariamente contigui ai clan, ma comunque compiacenti e collaborativi. 8 le persone arrestate, tutte residenti tra Nicotera e Nicotera Marina, qualcuno con piccoli precedenti, la maggior parte incensurati, accusati a vario titolo di coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Come spiegato, questo territorio si presta benissimo a questo genere di attività per via delle sue caratteristiche geofisiche, ma anche perché impervio e non facile da controllare. Da un punto di vista geofisico, il territorio si presta per quel tipo di coltivazione, e poi ovviamente ci sono degli interessi nell'area che portano a questa proliferazione di queste piantagioni. Le vostre operazioni hanno messo in evidenza questa forte produzione? Sì, sono state diverse operazioni condotte sia dalla compagnia di Tropea, in particolar modo dalle due stazioni di Nicotera e Nicotera Marina, sempre con il supporto dello squadrone di portato cacciatori e poi all'occorrenza anche di altri reparti come l'ottavo nucleo elicotteri o comunque il battaglione di Vibo Valentia. Sono diverse operazioni che appunto hanno potuto permettere di fare una vera e propria mappatura del territorio, sia per quanto riguarda le aree coltivate che quelli di veri e propri depositi. C'è poi un altro aspetto da sottolineare con soddisfazione, la collaborazione dei cittadini di Nicotera, finalmente positivi e propositivi, una collaborazione che segna una svolta importante nel riconquistato rapporto di fiducia. La cittadinanza di Nicotera sta rispondendo molto bene a quelle che sono state le nostre iniziative di polizia giudiziaria, e hanno trovato sicuramente il plauso della cittadinanza e che sicuramente sono, per quanto riguarda noi, un elemento di forte valore aggiunto. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi.
5 gli avvisi di conclusione indagine notificati a carico di medici dell'Annunziata di Cosenza per la morte della dottoressa Maria Barca, avvenuta nel dicembre 2016, dovuta ad alcune complicanze dopo l'esportazione di una cisti ovarica nell'ospedale Bruzio. L'accusa è di omicidio colposo e la procura di Cosenza ha contestato anche ad alcuni reati di concorso in falsità ideologica e falsità materiale per alcune presunte omissioni fatte nell'esercizio delle loro funzioni mediche. Il personale sanitario fa parte dell'equipe di ginecologia. In un primo momento nel registro degli indagati erano iscritti in 10, un atto dovuto. Indagini più accurate hanno permesso di giungere all'iscrizione di 5 fra medici e infermieri. Dovrà risarcire l'ex presidente Anselmo Torchi alla Fondazione Tommaso Campanella, condannata dal Tribunale di Catanzaro a saldare al suo ex presidente la somma di oltre 500.000 euro, oltre agli interessi legali decorrenti dal novembre 2012. L'ex manager non aveva percepito gli emolumenti e nemmeno le spese vive, gestiva il polo oncologico regionale, poi chiuso per mancata erogazione dei fondi da parte della Regione. Un maxi risarcimento. Il commento di Torchi è stato magra consolazione. Attrezzi da pesca non conformi per tipo e caratteristica sono stati sequestrati nel porto di Taureana di Palmi dalla Guardia Costiera. Il sequestro ha riguardato una rete da posta di tipo derivante della lunghezza di circa 5.000 metri, utilizzata per la pesca illegale del pesce spada. Il materiale trovato su una delle banchine riservate all'ormeggio delle unità da pesca. Indagini sono in corso per risalire all'identità dei proprietari. Problemi della viabilità nel Regino, a Varapodio situazione critica. Sull'inefficacia e incapacità della città metropolitana di Reggio Calabria si è detto e scritto già tanto, in particolare nel non riuscire ad agire per risolvere i problemi, a cominciare da quello della viabilità. E il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, su queste carenze è stato un indomito fustigatore. Un sindaco che certo non li manda a dire: strade immerse da rifiuti di competenza provinciale, ora della città metropolitana, e manutenzione delle arterie sono i problemi principali su cui il primo cittadino punta il dito. La SP32 ne è un esempio lampante, conosciuta come strada del Ponte Vecchio che unisce San Martino di Taurianova a Palmi, franata da più di 3 anni, mai riparata, chiusa formalmente al traffico, è il monumento più eclatante dell'inconsistenza del nuovo ente, un fermo immagine all'inerzia. A guardare come stanno andando le cose sembrerebbe un vero fallimento l'istituzione di questo nuovo ente riconosciuto dalla Costituzione italiana. A questo si aggiungono i rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali della Piana e non solo, cumuli di immondizia che denotano da un lato l'inciviltà di pochi che lasciano senza scrupoli la qualunque lungo alcune arterie stradali, ma dall'altro esalta l'indolenza a svolgere l'ordinaria amministrazione da parte del settore che fa riferimento alla città metropolitana. Perché la città metropolitana continua a lasciare queste strade in uno stato di totale abbandono? Questo è brutto per noi cittadini di questo areale. È brutto per noi calabresi, perché come pensiamo di fare turismo, di rilanciare l'immagine della nostra terra, se qui le cose essenziali non vengono fatte? Gli addetti alla viabilità devono alzare il sederino dalle proprie sedie, fare il giro delle nostre strade, andare a vedere laddove è necessario, fare degli interventi di pulizia, di ripristino, di manutenzione, di decoro. Sono cose che non le possono più rimandare. Allora, che si sveglino una volta per tutte, perché siamo stanchi. Inizia domani a Cosenza la rassegna giunta alla 3ª edizione Sere d'estate a Villa Rendano. Sentiamo ai nostri microfoni il direttore artistico Rino Amato. Rino Amato, direttore artistico di Sere d'estate a Villa Rendano, proprio teatro e musica sotto un cielo di stelle, così si intitola la rassegna, che partirà giovedì 5 luglio e terrà compagnia per tutto il mese di luglio. Sì, questa è la 3ª edizione, come ogni estate noi apriamo questa meravigliosa villa, che è appunto ormai un giardino dei cosentini in sostanza, e ci fa piacere che il pubblico sempre più fidelizzato aspetta questa rassegna, che si svolge appunto nel mese di luglio tra teatro e musica. Quest'anno abbiamo così insomma prediletto la musica più che il teatro, e quindi iniziamo già giovedì con un meraviglioso concerto di un giovane musicista, un giovane pianista che sta avendo successo un po' in tutto il mondo per il suo modo di suonare,
il pianoforte. Alla fine ci accorgeremo che non suona solo il pianoforte, ma suona tante altre fonti sonore, così le chiamo io, con le quali gioca e fa giocare anche il pubblico. Quindi appunto abbiamo Livio Minafra domani sera e con degli ospiti. Come ospite verrà Simona Calipari e un altro musicista che interverrà insieme a Minafra con la lira calabrese. E domani musica e spettacolo a Rende per una serata organizzata dal Paola Nera e l'Altra Pinta con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Rende. Sentiamo. È un evento, secondo me, unico nella storia, almeno della nostra città, dove questa sinergia fra l'amministrazione comunale, due locali che in teoria dovrebbero essere concorrenti uno all'altro, ma è un segno bello questo, dove si mettono insieme per realizzare una manifestazione che va prima di tutto a vantaggio della città, perché darà l'opportunità a molti giovani di passare una serata, di bere una birra, di bere poco, non bere molto, perché noi dobbiamo, si deve bere giusto, magari chi guida se può fare a meno di bere è meglio, e siamo favorevoli a questa iniziativa e credetemi, con grande gioia sia il sindaco che la giunta ha accettato questo invito da parte dei titolari delle due attività di partecipare. È stata un'idea splendida, avvalorata proprio dal connubio, dalla, come si usa a dire adesso, delle sinergie finalmente tra comune e locali, e anziché fare concorrenza si cerca di fare rete e consorsi come avviene in tutte le altre parti d'Italia, soprattutto al nord. Siamo arrivati a farlo anche da noi, ci crediamo tantissimo e vi aspettiamo, speriamo numerosi, per un evento nuovo. Ci proviamo a fare qualcosa di nuovo per la nostra città, e, ti ripeto, tutto è nato perché siamo davvero sei amici, quindi siamo due locali vicini di riferimento, però in particolare siamo sei amici che cerchiamo di darci una mano, c'è nata questa idea, speriamo che vada tutto bene e niente, vi aspettiamo numerosi. E adesso le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Ancora caldo al di sopra della norma sulla nostra regione. Il picco si dovrebbe raggiungere nella giornata di giovedì, quando le temperature supereranno diffusamente i 30 gradi su tutto il territorio regionale, con valori prossimi anche ai 38-39 gradi nella Valle del Crati. Già da venerdì assisteremo poi ad un calo termico che porterà gradualmente le temperature su valori in linea con la media stagionale. Diamo uno sguardo ora alle previsioni in dettaglio per la nostra regione nelle prossime 48 ore. Giovedì sarà ancora all'insegna del bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature saranno in aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. Andiamo ora invece ad analizzare il comportamento dei mari e dei venti. Giovedì avremo mari poco mossi ovunque, con venti calmi o deboli di direzione variabile sul Tirreno, deboli o moderati, in particolar modo sul Golfo di Corigliano, sullo Ionio. Prima di salutarci, vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché la nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria, dove potrete avere notizie sempre aggiornate sull'andamento climatico nella nostra regione. Bene, anche per oggi è tutto. Arrivederci al prossimo appuntamento. E grazie per aver seguito il nostro TG. Buon proseguimento, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.